Troppo forte il Macerata per un Castellana privo di uomini importanti come Cozzi, Rodriguez e Di Cicola. Alla fine il 3-0 per i marchigiani ci sta tutto, anche se la formazione pugliese ha giocato su buoni ritmi, mostrando segnali di ripresa sotto il profilo del gioco e della tenuta. Lattari sta lavorando bene, ora sono attesi i risultati, anche per rivitalizzare una classifica poco rassicurante. Castellana è al penultimo posto, ma con il recupero degli assenti potrà pianificare una significativa ripresa. A Macerata i pugliesi hanno retto bene nel primo set, perso 26-24. Bene anche la seconda frazione, dove Macerata si è imposta a fatica per 25-20. Nel terzo set la stanchezza dei pugliesi ha consentito a Macerata di imporsi agevolmente. Nel prossimo turno impegno casalingo con il Monza.